Buongiorno, mi presento, sono Brigliadori Marco, faccio parte del settore tecnico di Apofruit, una struttura storica del nostro territorio, una cooperativa di primo grado, quindi tutte le aziende associate sono associate direttamente ad Apofruit, cooperativa nata negli anni 60 e sviluppatasi nel corso degli anni, quindi il nucleo storico rimane comunque la provincia di Forlì Cesena, l'Emilia Romagna, ma negli anni siamo allargati anche ad altri territori, ad altre regioni, quindi Lazio, Basilicata, Calabria o anche Sicilia. Dicevo, io faccio parte del settore tecnico come responsabile dell'area Romagna e oltre a questo seguo in modo un po' più diretto l'impostazione e la gestione dei tecnici per quanto riguarda l'applicazione dei disciplinari nelle diverse zone di produzione. Questo mi permette di confrontarmi con la GDO e con tutte le richieste che sono venute avanti negli anni da parte della grande distribuzione organizzata per avere dei prodotti sempre più controllati, e quindi qui parliamo di richieste della GDO nazionale su limiti sugli LMR, limiti su sostanze attive che indesiderate, o se invece parliamo di grande distribuzione estera, anche la limitazione sul numero di molecole. Questi aspetti naturalmente ci hanno costretto negli anni ad adeguare la nostra impostazione. Posso ribadire che comunque come Apofruit abbiamo una struttura tecnica di oltre 30 tecnici, 32-33 tecnici sui diversi territori di produzione, che ci permette di avere il contatto con le aziende agricole e di fare da ponte fra quello che è poi la gestione e l'applicazione dei disciplinari o di produzione biologica o di produzione integrata, il rapporto con le università, con i servizi fito, e mettere in pratica quello che è necessario per arrivare ai risultati che dicevamo nel rispetto delle richieste della grande distribuzione organizzata. Naturalmente in questo senso un grande aiuto ci arriva dai prodotti biologici o comunque che hanno una registrazione in biologico, e qui possiamo ricordare i Bacillus, il Subtilis, il Renadeaso, o il Bacillus Pumilis, il Sonata, o insetticidi come i Flipper. Questi prodotti nascono per l'attività e per la produzione biologica in primis, ma la loro importanza non si ferma al discorso del biologico. In biologico sono molto importanti perché le armi che abbiamo a disposizione sono comunque inferiori rispetto a una produzione convenzionale, ma sono molto importanti anche nell'agricoltura convenzionale o integrata, perché ci permettono di utilizzare questi prodotti che non hanno carenza, non hanno residui, e quindi di essere integrati con quella che è la difesa classica chimica, e questo è un grosso aiuto per poter arrivare a soddisfare le richieste, come dicevamo prima, della grande distribuzione organizzata. Ricordavamo prima la difficoltà che abbiamo avuto in questi anni, perché sono venute a mancare molte molecole utilizzabili sul mercato, e questo ha dato la spinta comunque anche alla registrazione delle molecole naturali di cui parlavamo. Una possibilità che come organizzazione dei produttori, insieme ad altre organizzazioni dei produttori dell'Emilia Romagna, abbiamo utilizzato è quella della richiesta mediante l'articolo 53 per gli usi eccezionali a 120 giorni. Questo permette di comunque andare ad utilizzare un prodotto per una specie o per una avversità non ancora in etichetta dietro l'impegno da parte della ditta che deve sostenere la registrazione ad una registrazione eventualmente definitiva. Questa è una grande possibilità e permette a noi di OP, a noi delle OP, di fare un attimo, di portare le istanze della produzione, di fare da ponte con quella che è la parte legislativa.